Ciao ragazzi, sono Keiko Chan. Volevo parlare con voi di una cosa. Spero che non venga fuori come una critica, comunque più che altro un mio pensiero. Allora, ho saputo da qualche oretta che la Star Comics ha deciso di regalarci un nuovo manga, ovvero la riedizione, cioè un'altra edizione di Dragon Ball. Novità assoluta, ma voi conoscete Dragon Ball? Non ho mai sentito. Praticamente una, scusate la frangia, una riedizione migliore della Perfect Edition perché ha in più le note dell'autore, insomma, del maestro Akira Toriyama. Allora, da questa notizia io sono rimasta amareggiata, delusa e anche incazzata. Perché? Perché praticamente la Star Comics inizia a calarmi un po', più passa il tempo e più devo dire che un po' mi cala. La cosa che mi fece arrabbiare già un po' di anni fa è il fatto che io avevo l'edizione deluxe di Dragon Ball, quella rossa, e, quando ho iniziato. E, finita quella, io avevo dei numeri da recuperare naturalmente, e uscì questa edizione, Dragon Ball New. Aspettate, ecco qua, questo formato qui è rovinatissimo perché l'ho letto 14.000 volte. Praticamente questa edizione è uscita in due versioni, questa, la mia e la new, mentre l'altra era la book, che era quella questa, solo con la sovraccoperta, e costava 1 euro di più, questa 3 euro, quella 4. Di questa serie, questa edizione si era detto che era uguale a quella giappa e anche le costine qui, che praticamente formano poi un disegno, riesco a mettere in riga, formavano un disegno tipo una mini storia di tutti i personaggi che corrono. E io ho comprato questa. E fino al 42, che poi il disegno che poi è qui, non si conclude. Infatti Goku Super Saiyan ha le zampe tagliate. Vabbè. Appena finito quello, ho comprato l'ultimo volume, hanno annunciato questa. Adesso poi non so se come me qualcuno di voi ha preso quell'edizione, quella nera, ma io ero incazzata nera perché avevo, cioè, hai fatto, era finita la Deluxe, dopo pochi mesi è uscita questa, un anno, pochi mesi, comunque neanche un anno è uscita questa qui, e tu finita quella mi fai uscire questa? Cioè mi prendi in giro? Cioè è una presa in giro. Ho appena finito questa edizione identica a quella giapponese, pipipappa a destra e a sinistra, e poi mi fai uscire questa. Va bene, comprata questa, Perfect Edition, dicevano che c'erano tavole in più, che questo era censurato, mentre io ho confrontato i due manga identici, e anzi devo dire che in questa edizione ci sono molti errori di grafia, come posso dire, di scrittura, insomma, avete capito su. E vabbè. Però ha le pagine a colori, il formato del cavolo, quello gigante, eccetera. Quello che io voglio dire alla Star Comics è questo: a che serve un'altra edizione di Dragon Ball quando tu ne hai all'attivo, cioè quattro, la blu, la deluxe, la new, come si chiama, la book e la perfect, anzi sono 6, blu, aspettate, blu, quella deluxe, book, new. Perfetto, e adesso c'è cioè, 5, e adesso ne volete un'altra. Cioè, che cosa ci dobbiamo fare con un'altra edizione di Dragon Ball quando, non so quella blu, ma non credo, dalla Deluxe in poi uno le può recuperare quando vuole. Non lo so. E devo dire che su questo fatto la Star Comics si sta buttando un po' giù, nel senso che da questo punto di vista è migliore la Planet, ovvero la Planet ci dà sempre novità. Ad esempio, ecco, adesso esce a ottobre-novembre, Imechan no Ribbon è un anime molto vecchio, cioè, penso la maggior parte di voi lo conosca, è un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare in Italia, e anche se lo conosciamo è comunque una novità in campo manga in Italia, perché non c'è mai stato. Poi come cosa fanno l'edizione vecchia, quella originale, quella che conosciamo, più l'edizione ridisegnata dall'autrice in chiave moderna. Io le comprerò tutte e due se potrò. E questo alla Planet. La Planet prende, oltre che sempre novità,
Se ristampa, è vero che adesso devo dire, perché io dico, cioè, do a Cesare quel che è di Cesare, ma anche le cose sbagliate bisogna dirle. Ad esempio, che esce un manga, arriva al quinto numero, tu dici, ah, così quasi me lo compro, però non trovi più il primo numero perché già è esaurito. Questo ha sbagliato la Planet, e lo dobbiamo dire, però ecco, è esaurito, devi, come posso dire, devi credergli sulla parola, però. Manga come quelli della Star Comics non sono esauriti, come Inuyasha, che ecco, finita l'edizione rossa è uscita subito questa nuova. Ora, io certo non l'ho acquisto perché comunque ho quella rossa, quindi mi accontento, però ecco, ti dà un fastidio enorme comprare un'edizione, finirla. Io questa qui di Dragon Ball l'ho comprata proprio perché avevano detto che era fedele a quella giapponese, che gli somigliava perché era uguale questo qui. E poi tu, appena mancava il numero 2, già stava annunciato Dragon Ball Perfect Edition, cioè non vi incavoleresti dopo 42 volumi? Io sì. Per quanto riguarda la Star, è vero che annuncia anche lei delle novità, però sono sempre novità un po' boh. Non so, la Star Comics ha. Non so, la Planet ha qualcosa in più in questo senso, perché di solito quando la Planet annuncia dei manga nuovi, per esempio, so, 10 titoli, tutti e 10 vengono acquistati, perché sono tutti e 10 comunque interessanti. Sono davvero rari i manga Planet che non mi sono piaciuti, ma neanche credo che ci sono manga Planet che non mi sono piaciuti. Ecco, dell'edizione io sì, mi sono lamentata, a volte magari del prezzo, come la cortina del cuore, 12,50 euro, davvero tanto, però. Edizione bella, è alta, è fatta bene, eccetera. Però non mi lamento del fatto carta, sì, ogni tanto è normale, perché comunque dovrei lamentare anche di questo, dato che si legge praticamente tutto quello che c'è dietro, non si vede da qui, credo, però praticamente io vedo proprio le pagine dietro. E nessuno dice niente, la Star Comics, tutti quanti dalla Planet, tutta la Planet abbiamo. E la casa editrice peggiore secondo me è stata la Play Press e sarà sempre quella, perché la Planet a confronto è un fiore. La Planet di bello ha che prende tutte opere belle, tutti e ha molti autori che piacciono, a Yuwa Tase, Wataru Yoshizumi, Arina Tanemura. Poi va bene, ha preso Bleach, ha preso Naruto, Vampire Knight. Praticamente prende degli autori che comunque piacciono, sanno che piacciono alle persone. La Star Comics di autore proprio buono, l'unico Takahashi che comunque sta cominciando un po' a calare dopo il fatto di Inuyasha, ha un po' smontato tutti, anche me, già le ho parlato. Però ecco, Mayu Shinjo ad esempio, sì, non è che sia proprio una grande autrice, cioè, magari se loro si aprissero un po' di più, se stessero più attenti, non lo so, è come se prendono alla cieca. Ecco, per esempio, hanno preso di novità To Love Ru. Ok, è carino, è simpatico, è un po' demenziale, un po', diciamo, è una commedia che ti rilassa, lo leggi così tanto per. Per esempio, Maid Sama, perché la Star Comics magari non si è fatta avanti lei per Maid Sama, oppure per Black Bla Bla Bla. Black Butler, Black Kuroshitsuji, potevano prenderlo loro, invece loro non, è come se i manga di successo li evitano, cioè se uno gli chiede guarda prendi questo, oppure ad esempio molti chiedono, anch'io chiedo sempre manga tipo Miracle Girls, che sarebbe un po' magia per Terry Maggie, oppure Kaito Santail, che sarebbe l'Isessei ha un solo cuore per lo stesso segreto. Sono manga che in Italia sono usciti in volumetti, quelli lì di Amici, dove uscivano 3-4 manga insieme, insomma, che ci sono tipo Shonen Jump, tipo, mettiamola così, però in volumetti così, e tot pagine, un manga, tot pagine un altro, eccetera. E sono comunque storie che una vorrebbe avere tra la sua collezione. Io, per esempio, vorrei vedere come il manga di Terry Maggie e quello di Lisa Seiya. Ma la Star Comics credo che abbia ancora i diritti, non ci fa proprio questa grazia. Non lo so, perché io do
No, la Star Comics non dovrebbe fare tante riedizioni, ad esempio anche Shaman King. Sì, Shaman King è un bel manga, comunque io so che Shaman King non ha avuto tanto successo, mi dispiace, come manga sia in Italia che in Giappone. Magari potevano aspettare questa riedizione di questa perfetta edition che costa 5,90 € è uguale a questa, solo che è molluccia. Questa è dura, abbastanza tosta. Anche se in serie è come questa di Dragon Ball. Invece potrebbero concentrarsi su storie. Anche Cardcaptor Sakura. Io sono contenta che hanno fatto questa edizione di Cardcaptor Sakura. Certo, Perfect Edition non mi piace, però vabbè. Non so come la faranno. Comunque sia, io so che c'è la sulla coperta, credo. Non lo so. Praticamente, però si trova ancora. Il manga di Sakura, i 12 volumi dell'edizione, della prima edizione, si trovano. Perché non concentrarsi su opere o che non si trovano? Ad esempio, non so chi, se la Planet o la Star Comics hanno Mason in Kobu, ma mi sembra che c'era la Star Comics, perché era della Granata Press, se non sbaglio. Praticamente potrebbero concentrarsi su quello, perché quella è un'opera che tutti vogliono. Io la voglio in tanti, perché è l'opera della Takashi più bella che c'è. Detto questo, perché ho fatto questo video? Perché sono rimasta, come ripeto, male dall'apprendere una nuova edizione di Dragon Ball. Io non credo che la compro, non ci faccio niente, ho già due edizioni di Dragon Ball, anzi devo prendere anche gli ultimi numeri della Perfect. Quello che dico è questo, perché non vi concentrate su opere nuove? Come fa la Planet? La Planet prende anche riedizioni, ad esempio. Con Cortili del Cuore ci ha fatto un favore perché non si trova, è molto vecchio come manga, eccetera. Che altri manga non boh, ma mi ricordo che altro c'è. Però nella Star Comics potrebbe anche lei concentrarsi su opere vecchie che la gente vuole leggere, che ha chiesto in massa, come ripeto, Tere e Maggie, Lisa e Seiya. Vabbè, Sailor Moon gliel'hanno chiesto tanto tempo, però sappiamo quello che è successo con la Takashi. Che ne so, che altre opere chiedono? Ci sono molti manga vecchi che in Italia non sono mai usciti e che uno vorrebbe vedere, però ci pensano sempre le altre case editrici, mentre la Star Comics si concentra solo su queste opere qui. E poi dopo una dice: compri sempre la Planet, ha sempre nove. La Planet ha sempre nove. Come posso dire? Incontra sempre i gusti di tutti perché ha. Manga comunque che la gente aspetta, Black, oddio, Kuro Shitsuji, da quando è che l'aspettiamo e che lo chiediamo a gran voce a tutte le case editrici? E la Planet ce l'ha fatto, però poteva fare anche la Star Comics, perché comunque è un manga molto popolare che tutti aspettavano. La Star Comics evita il successo e se ne va sempre sul classico. Ma Dragon Ball si può recuperare tranquillamente le edizioni che abbiamo noi, ma a parte la blu, quella rossa, quella new, quella book, questa qui perfetta, si trovano. Perché non concentrarsi su altre storie, su altre cose? Voi vi lamentate tanto della Planet, anch'io mi lamento della Planet, specialmente le edizioni, come si chiama, la Gold, e anche del fatto delle ristampe, però vabbè, una si accontenta, poi cerca di trovare la prima edizione. Però devo dire che anche la Star Comics, secondo me, sta perdendo. Prima a me piaceva, devo dire che sempre la mia casa editrice preferita è sempre stata la Planet, perché quando ho iniziato erano tre case editrici, Planet, Play Press e Star Comics, e la Planet aveva sempre manga più interessanti. La Star Comics aveva sempre, comunque iniziavo con Naruto, sì, con Naruto, ovviamente, con Dragon Ball, Inuyasha, Ranma, quindi. Però sempre queste cose qui, invece, secondo me dovrebbe concentrarsi anche all'edizione di Rayart, che anche quella comunque si trovava l'edizione vecchia, però è carina, una che non ce l'ha, se la compra così e non è brutta. Anche Sakura non è male, però Dragon Ball. Perché Dragon Ball? Cioè, non lo so, questo magari è un video senza senso, però dovevo dirlo che secondo me dal punto di vista di manga, di novità, di cose e di storie di autori, comunque la Planet non la batte nessuno. Agli autori migliori, le storie migliori e secondo me da questo punto di vista è la miglior casa editrice perché incontra i gusti di tutti comprando tutti i manga che la gente richiede.
Detto questo, vi saluto perché il tempo è finito. Un abbraccio da Keiko Chan.